Sono Federico Di Pietro, Business Development Manager di Pathlight, e oggi vi parlo della Helios APOE, la nostra colonnina multicolore Power over Ethernet. La Helios APOE è completamente personalizzabile e programmabile da PC. Oltre alla classica morsettiera, dispone di connettività Ethernet, eliminando così la necessità di moduli di ingresso e uscita per PLC o di cavi aggiuntivi. Vediamo nel dettaglio quali sono i suoi punti di forza, le caratteristiche innovative e come può apportare valore aggiunto nelle più diverse applicazioni. La Helios APOE è la prima torretta al mondo smart, programmabile, multicolore, con funzionalità Power over Ethernet. La torretta ha superfici lisce ed un'interfaccia di programmazione unica sul mercato per selezionare qualsiasi combinazione di colori e suoni, adattandosi praticamente ad ogni applicazione. La connessione Ethernet rende semplice l'integrazione delle torrette di segnalazione nell'infrastruttura di rete esistente. La funzionalità Power over Ethernet rende possibile sia l'alimentazione che il passaggio dei dati attraverso un unico cavo di rete, riducendo tempi e costi di installazione e manodopera. Il blocco terminale di connessione aggiuntivo consente un metodo alternativo di alimentazione e pilotaggio del dispositivo. La programmazione della Helios APOE avviene tramite la connessione Ethernet, rendendo possibile anche la programmazione di più torrette installate contemporaneamente. È possibile inoltre utilizzare la porta USB localizzata sul fianco della torretta per la programmazione locale. Una torretta di segnalazione classica è limitata a colori e suoni statici e preconfigurati e richiede l'acquisto di diversi codici per adattare la configurazione a una specifica applicazione. Al contrario, la Helios APOE è un unico prodotto che attraverso la modalità Smart permette all'utente di configurare luci e suoni a suo piacimento, senza dover modificare l'hardware del dispositivo. In modalità Smart l'utente può selezionare fino a 21 colori delle luci ed 11 suoni per definire pattern di segnalazione chiari ed efficaci che possano essere compresi rapidamente dall'operatore. In molti casi una sola Helios APOE può anche sostituire la segnalazione fornita da un insieme di torrette tradizionali, semplificando notevolmente la catena di fornitura. La modalità Smart include anche la possibilità di una visualizzazione a tinta unita di tutta la torretta, per incrementare la visibilità dalla lunga distanza, per esempio in reparti molto grandi. L'utilizzo dell'effetto di pulsazione della luce può essere usato per segnalare meglio la fase di startup o di power down di un impianto. Attraverso il pilotaggio temporizzato si può visualizzare il tempo ciclo ed impostare così il ritmo di lavoro in catena di montaggio, con l'obiettivo di rendere più fluido il flusso di lavoro. Create un indicatore visivo di livello per monitorare dinamicamente lo stato raccolto da sensori analogici, ad esempio livello, pressione, temperatura, distanza, e prevenire problematiche o evitare inutili fermi di produzione. La funzione di remote mirroring permette di replicare la segnalazione fino a 8 volte, permettendo il monitoraggio dello stato macchina da più punti. Grazie alla sua illimitata personalizzazione e la capacità di essere connessa alla vostra rete, le possibilità applicative della torretta Helios APOE sono veramente infinite. Helios APOE è disponibile in colorazione bianca o silver, con possibilità di montaggio diretto o su base desktop, oltre alle numerose varianti di Helios standard per pilotaggio da contatti discreti. La Helios APOE rappresenta l'evoluzione della classica colonnina di segnalazione. È una soluzione perfetta per applicazioni di smart manufacturing e di industrial IoT. Io sono Federico Di Pietro e trovate il mio contatto in sovraimpressione e l'elenco dei nostri distributori sul sito www.pathlight.it. Ci vediamo al prossimo video!